Buongiorno Italia, benvenuti a una nuova puntata di Radio Spacciatori di Libri, l'editoria ai tempi del coronavirus. In una scugnizzeria completamente deserta, la redazione ormai non viene più in sede dal giorno in cui, insomma, è stata annunciata l'emergenza del coronavirus, quindi da solo porto avanti questa puntata. Un momento molto difficile. Abbiamo deciso l'hashtag di questa giornata, ha deciso di scrivere quarantena letteraria. Perché? Perché questa puntata è dedicata all'editoria che in questo momento ovviamente soffre tremendamente il coronavirus. Il peggio purtroppo deve ancora venire. Sono di solito ottimista, ma stanno saltando tutte le fiere: Bologna, Milano, Napoli Città Libro. Il tutto è rimandato in autunno. Stanno saltando presentazioni di libri, tour, uscite, nuove pubblicazioni. Tutti ci chiediamo se ha senso far uscire un libro in questo periodo. Quindi siamo veramente preoccupati. Ed è dura perché non è semplice. Preoccupati anche per le varie tappe dei tour che dovevamo fare, non solo noi come Marotta e Cafiero, ma un po' tutti gli amici editori che stiamo sentendo in questo periodo ci pongono lo stesso problema. Quindi il rischio è che l'editoria torni a fare sul serio in autunno. Tutte le fiere che sono benzina e liquidità per i piccoli editori rischiano veramente di spaccarci le ossa. Resta Torino, che speriamo, insomma, dopo la fine di questo coronavirus possa essere veramente il ritorno, il rilancio dell'editoria. Oggi è una puntata appunto un po' particolare perché sono da solo, questo silenzio spettrale che di solito, insomma, non c'è con un viavai di operatori e collaboratori, mette un po' in imbarazzo. Io direi di iniziare subito, prima del sondaggio, con una canzone. Voi nel frattempo fatemi e facciamoci compagnia, commentate, sulla pagina. E questa era la canzone Good Morning Italia, quarantena letteraria. Grazie a tutti quelli che stanno commentando, a Pasquale Langella, la blogger Marianna De Stefano. Quindi siamo veramente contenti per i vostri commenti. E cosa dire? Cosa dire se non partire proprio con la videorecensione di Marianna De Stefano, ormai nostra abituale ospite all'interno di Radio Spacciatori di Libri, e oggi recensisce un libro per noi molto molto particolare, ma non vi aggiungo altro, lo commenteremo in diretta dopo averlo visto. Ciao a tutti gli amici di Radio Spacciatori di Libri. Il libro di cui voglio parlarvi stamattina è questo. Si chiama Patria di Günter Grass, edito da Marotta e Cafiero. È un libro che vi consiglio di leggere perché il suo autore è stato molto importante per il nostro Novecento. Premio Nobel per la letteratura, molto prolifico, ha scritto più di 40 volumi. Questo è una raccolta di saggi.
in cui l'autore fa una critica anche molto polemica, pesantemente ironica, arguta, alla società del suo tempo, che è quella della Germania post-unificazione all'indomani della caduta del muro di Berlino. Soprattutto l'autore in questo testo si fa una domanda fondamentale, ma più che altro spinge il lettore a farsela, e cioè possiamo dire che nella nostra società siano ancora presenti e custoditi come valori quelli fondamentali della democrazia? Io tra tutti mi ha appassionato moltissimo la lettura del saggio sulla educazione dei giovani, sulla pedagogia, nel quale egli sottolinea l'importanza anche del valore di procedere lentamente nell'istruzione dei giovani. Voglio leggervi in proposito come definisce il concetto di lentezza e la sua importanza all'interno dell'educazione dei giovani. La lentezza sarebbe un'andatura che procede contrastando il tempo, la dilazione cosciente, il ritmo frenato fino all'arresto, l'apprendimento dell'interruzione e dell'inattività. Buona lettura e alla prossima. Grazie a Marianna De Stefano, come sempre, per questa video recensione del libro al nostro premio Nobel per la letteratura. Questa mattina è arrivata la tipografia Zaccaria a consegnarci Karl Marx Show, ovviamente in guanti e mascherina, ed è un libro che vi presenteremo nei prossimi giorni. C'è bisogno di farlo vedere perché è veramente una figata pazzesca. Nei giorni scorsi è arrivata anche Perdere la guerra di Lee Sandlin, direttamente dagli Stati Uniti, che è un altro saggio importantissimo, e siamo in attesa di far giungere da Reggio Calabria, dalla tipografia Creative 3.0, anche i nostri quattro saggi della collana Le Api. Insomma, i libri li stiamo sfornando, come dice Marianna De Stefano, almeno loro devono uscire, però nel frattempo siamo molto, molto preoccupati per questo coronavirus. Ovviamente invitiamo tutti a restare a casa il più possibile per evitare contagi. Ora diamo la parola al nostro capo editor Maurizio Vicedomini, che in quel di Mondragone ci racconta appunto un altro libro della Marotta e Cafiero Editori. E ovviamente Maurizio non può venire in redazione in quanto abita in un altro comune. Ascoltiamo. Stando dalla redazione per questa quarantena in casa che tutti dobbiamo seguire, entro prepotentemente nella trasmissione radio per presentarvi un libro che volevo avere fra le mani da tanto tempo, che è Perdere la guerra di Lee Sandlin, delle collane La Mosca Bianca, l'ultimo uscito, con il taglio che ci contraddistingue. E questo libro è un libro bellissimo sulla Seconda Guerra Mondiale, però affrontato in una maniera diversa da come siamo abituati ad affrontarlo sui libri di storia, perché lo fa dal punto di vista di chi l'ha vissuto, e dal punto di vista dei media. Quindi non solo i fatti che i libri di storia ci portano a conoscenza, ma cosa sono stati realmente. Ad esempio la battaglia delle Midway, che non è ciò che i film ci continuano a dire, ma è stato qualcosa di molto diverso, e leggendo questo libro lo scoprirete. La particolarità, sapete, ogni libro diamo una particolarità di impaginazione, in particolarità grafica. Questo libro è corredato di foto d'epoca, è sempre impaginato in stile rivista con le citazioni, ma la sua particolarità specifica è che ha delle infografiche che aiutano insomma a dare un'idea di quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo eventi cardine come la battaglia di Midway, Pearl Harbor, la bomba su Hiroshima, di cui Lee Sandlin parla in una maniera eccezionale, e come sempre il segnalibro con il faccione dell'autore, che è staccabile e diventa il segnalibro. Questo è Perdere la guerra, e io ripasso la diretta, ripasso la linea a Rosario.
Veramente surreale, il nostro grande Maurizio, un abbraccione da Scampia a Mondragone e un abbraccio anche a Fabio, il nostro webmaster, che anche lui ovviamente non è qui, abbiamo mandato tutti a casa, abbiamo fatto una scelta molto importante che è quella di chiudere la squignizzeria, anche la nostra scuola di recitazione diretta a Maddalena Stornaiolo è chiusa fino a data, insomma, da destinarsi, insomma. Un po' imbarazzante. E vi faccio una domanda, lancio il sondaggio, spero voi possiate risolvere. In questi giorni molto particolari, dove gli editori stanno lanciando tante iniziative web, ho visto dirette, letture, eccetera, eccetera. Secondo voi, come possiamo fare per vendere libri? Com'è possibile realizzare, insomma, questo sogno difficile? Ci sono editori che stanno mettendo sconti, editori che stanno presentando online, come abbiamo fatto noi in questo momento, i libri, video presentazioni. Ho visto anche gli amici del Nest che addirittura hanno fatto uno spettacolo online in diretta streaming. Voi diteci la vostra. Basterà l'online per poter continuare a vendere i libri? Funzionerà l'e-commerce in questo momento? O il fatto che tutti gli editori lo stanno facendo contemporaneamente sarà un grande freno? Attendo vostre notizie e poi vi faccio ascoltare la seconda canzone della giornata. Ritorniamo in diretta. Oggi, come abbiamo annunciato su Facebook, avrebbe dovuto essere qui con noi, sempre in collegamento video, il ristorante Kiku, cucina Italo Rom by Scampia, dove potete mangiare sia la moussaka che la pizza fritta, o perché no, tutte e due insieme. Loro fanno degli stupendi laboratori dedicati al mondo, insomma, del cibo, ma non solo, anche con bambine, tra cui bambini e bambine, tra cui delle letture. Avrebbero dovuto inviarci una videolettura e quindi, siccome questo non è avvenuto, voglio leggervi un libro, un albo illustrato, lo facciamo vedere. Si chiama Non ci sono draghi in questa storia. In questo momento per me è molto particolare dal punto di vista di salute parlare di draghi, ma di draghi buoni, è veramente importante. E vi leggo questo libro edito dagli amici bolognesi di Picarona. Un grandissimo abbraccio a Lorenzo Fasanini. Questo è uno dei libri che, devo dire la verità, amo maggiormente vendere, sia in libreria sia alle fiere. Più volte abbiamo dato una mano a Lorenzo a vendere questo libro. Non ci sono draghi in questa storia, Picarona Edizioni, Lew Carter, autore. Questa avrebbe dovuto essere la storia di un drago che cattura una principessa. Però
principessa, quando all'improvviso arriva un cavaliere che combatte il drago e porta in salvo la principessa. Fine. Tuttavia, non posso purtroppo raccontarvi questa storia perché il drago indignato se n'è andato sbuffando. Oggi non catturerò nessuna sdolcinata e frivola principessa e ne combatterò più contro impavidi cavalieri dalla splendente armatura. Vado a cercarmi un'altra storia, dove questa volta sia io l'eroe. Per primo il drago incontra l'omino di Marzapane. Ciao, posso rimanere nella tua storia? Potrei salvarti da quella volpe. No, 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 non è così che va a finire, gli risponde l'omino di Marzapane. Non ci sono draghi in questa storia. Il drago sale allora sulla collina dove un porcellino sta costruendo una casetta di legno. Ciao, posso rimanere nella tua storia? Potrei salvarsi da quel grosso lupo cattivo. No, 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 non è così che va a finire, gli risponde il secondo porcellino. Non ci sono draghi in questa storia. Il drago si mette quindi in cammino verso il paese. Sulla strada prova ad aiutare i Riccioli d'Oro, Hansel e Gretel e Cappuccetto, ma nessuno vuole un drago nella propria storia. All'improvviso il drago scorge un ragazzo che si sta arrampicando su un'enorme pianta di fagioli. Ciao, potrei salvarti dal gigante. No, 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 non è così che va a finire, gli risponde Jack. Non ci sono draghi in questa storia. Ucci, ucci, sento odor di dragucci, tuonò il gigante. Aiuto, ho cambiato idea, non voglio più restare in questa storia. Oh, e ora cosa sta succedendo? Oh no! Ecci! Il gigante, che pasticcio, ha spento il sole. Via da me i capelli, qualcuno ha visto la mia scarpetta di cristallo. Oh, il mio naso, diamoci un bacio, spostati. Oh, drago, dove sei? Grida l'omino di Marzapane. Abbiamo bisogno di un eroe. No, 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 fa il drago, non sono bravo a fare l'eroe. Ma in questa storia abbiamo davvero bisogno di un drago, le replica l'omino di Marzapane. Non posso. O forse posso. Posso? Sì, posso. E con un grande alito di fuoco il drago riaccende il sole. Finalmente un eroe. Evviva! E così, eccola qua, la storia di un drago coraggioso che fa starnutire il gigante. Il sole si spegne, ma il drago riesce a farlo splendere nuovamente e diventa un eroe. Fine. Ma un momento, che adesso dove sta andando il drago? Ah no, è finita per davvero. E con questa storia concludiamo questa breve puntata ai tempi del coronavirus di Radio Spacciatori di Libri. Vi invito a leggere questo importante libro e vorrei concludere con una frase che ho letto questi giorni su internet che mi ha emozionato tanto a livello personale, a livello editoriale, a livello familiare. La frase è: andrà tutto bene. Un carissimo saluto da una vuota scugnizzeria e ci riprenderemo prestissimo.